Amici sportivi, allenatori, buonasera, bentrovati dal vostro veterano del Fantacalcio. Stasera un video un po' diverso dal solito. Sapete quanto il canale è attivo verso il Fantacalcio, ma non solo verso il Fantacalcio, ma più in maniera più ampia anche sul calcio giocato, sulle storie dei calciatori, soprattutto quelle del nostro passato recente, quindi dagli anni 80, 90, 2000, gli anni 2010-2020. E in questo esercizio però di memoria siamo riusciti a incontrare un personaggio veramente importante per il calcio italiano. Sapete che in Italia abbiamo vinto 4 campionati del mondo, abbiamo 84 giocatori che si sono laureati campioni del mondo, uno di questi è Renato Olmi, e io un po' così per caso, un po' anche per coincidenze della vita, ho rintracciato e intercettato la figlia di Renato Olmi, che mi ha omaggiato, veramente un regalo graditissimo, il libro che la ci crema 1908, la squadra dove ha esordito e ha chiuso la carriera, Renato Olmi, mi ha omaggiato e che leggerò in questi giorni avidamente, voracemente, per leggere questa bella storia. Ho già letto la prefazione, mi piace veramente tanto per la condivisione dei progetti di sport, di solidarietà, e quindi veramente un bel progetto, e quindi mi riconosco in maniera importante, quindi mi permetterò di leggerlo e poi farvi una condivisione. Questo esercizio di memoria è sicuramente importante per far sì che appunto tutti i personaggi, questo è un lavoro che mi prefiggerò di fare, e se avete delle storie da girarmi ovviamente sono sempre ben gradite, per ricostruire non soltanto la storia recente, quindi 2006-1982, ma anche quella soprattutto dei mondiali del 34, del 38, che ci videro campione del mondo, e Vittorio Pozzo, unico mister che riuscì a fare la doppietta consecutiva di 2 mondiali consecutivi, anche come dire, in anni abbastanza complicati e difficili, dove c'erano altre nazionali da sicuro valore. Questo esercizio è veramente importante a mio avviso, quindi facciamo insieme uno sforzo di memoria per avere tutti insieme un bellissimo ricordo di questo fantastico gioco che è il calcio. E quindi io era un saluto, veramente un ringraziamento alla figlia di Renato Olmi, che appunto ha voluto farmi questo omaggio. Vi allineerò su questo tema in maniera importante prossimamente, quindi un altro obiettivo del canale è anche questo. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi auguro una buona serata, a presto dal vostro veterano, ci sentiamo presto per i consigli di Fantacalcio e per news del canale. A presto, ciao ragazzi!